Il 4 ottobre scorso, i carabinieri forestali hanno sequestrato l'impianto di compostaggio SEP di Mazzocchio. L'accusa nei confronti della società è di aver immesso nell'aria miasmi nauseabondi. Il 19 ottobre si discuterà il riesame che potrebbe confermare oppure no il sequestro. Ma ci sono tante domande ancora senza una risposta. L'ARPA dal 2015 evidenzia inefficienze nella gestione dell'impianto. Nei documenti successivi alle ispezioni si parla di presenza di percolato che fuoriesce dai capannoni, di biocelle non funzionanti per mancanza di insufflazione di aria, ma soprattutto di fumi provenienti dal compost stoccato, che evidenzierebbero processi di fermentazione non conclusi. Tutti questi documenti sono stati inoltrati in regione e alla Direzione Integrata Ciclo dei Rifiuti. L'ente, tuttavia, non è mai intervenuto fino al giugno scorso, quando ha concesso un aumento giornaliero del conferimento all'impianto pari a 50 tonnellate. Questo compost non maturo, contenente plastiche e percolato, è stato sparso più volte sui terreni agricoli della zona. Dopo commissioni, incontri e comunicati nei giorni antecedenti i sigilli, la politica regionale è però rimasta inerme. Nessuno ci ha detto cosa contenesse quel compost sversato. Nessuno ha confermato se fosse o meno inquinante. Nel frattempo, quel materiale è diventato parte integrante del terreno, arrivando sino in profondità, sino alle falde acquifere. Che ne sarà dei terreni se quel materiale venisse certificato come inquinante? Cosa ne sarà dei tanti frutti prodotti dalla nostra terra a vocazione principalmente agricola? Cosa ne sarà dei marchi DOC e DOP? C'è un rischio fondato per l'economia, oltre che per la salubrità del territorio di Pontinia. Il territorio della provincia è costellato di siti inquinati e non bonificati. Vorremmo evitare che se ne aggiungesse un altro alla lunga lista. I sigilli potrebbero non bastare a risolvere i problemi. Chi ci governa, agisca.